non poteva essere applicato con maggior buon gusto, con quella sobria ricchezza che è propria della Toscana. Archi di bandiere incorniciano le vie. Stendardi e stoffe antiche impreziosiscono coi loro colori ed emblemi le brune facciate dei palazzi. E con la profusione dei fiori è la stessa primavera fiorentina che viene incontro all'ospite. Tutto il popolo, inquadrato nelle organizzazioni fasciste, si ammassa sulle piazze, è schierato lungo le vie per acclamare al Führer, al Duce che torna nella città del Giglio. Il corteo delle macchine, sboccando da via Tornaboni e passando il ponte a Santa Trinita, nel tratto più bello dei Lungarni, si approssima a Palazzo Pitti. Là quando il Lione ci andava sulla Antonata, piazza d'Ascoli e via Laesa sulla Antonata di via Lione, no? Si andava spontanea, si andava a pigliare l'acqua per casa. La mia mamma va a pigliare le fiasche d'acqua, arriva là, non si aveva neanche acqua in casa, non si aveva nulla. Tutti lo conoscevano. Invece qualcuno viene e mi parla di San Filano, poi certamente le tornava al Cigliantino, non le conosco, ma le vecchie famiglie. Qui San Filano era rammentatissimo, dice che la malavita si era dato i polli dalla fame, che 3 anni fa alla televisione fecero un coso sulla malavita, dice, sarebbero stati galantomani d'oggi, perché quando gli andavano a rubare i polli, e magari diciamo se la famiglia non ha nulla, portano questo pollo a quei bambini. Se era l'umanità a San Filano ci si voleva bene veramente per una famiglia. In via del Leone sono andato lì. Facevo 20-25 km per andare e tornare a raccattare il ferraccio, non si trovava nulla a quei tempi. Ora le casse non ti buttano via la roba, rete 9 dal letto. Stracci si raccattava, si faceva le miglia, tornava più volte alla sera. Andavo la mattina con le stelle e tornavo alle stelle senza aver fatto nulla. I sorvalli, perché si metteva tutto insieme, vetro, cenci, ossi. Il dottor vai, va a fare sorvalli. I scellitori, si andava a scendere nelle spazzature, negli scari, per trovare questa roba. Sì, hai cose, sono sicurato che non era in San Filano. All'Orfeo, si entrava dentro, veramente il piano era tutto di legno. Quando c'era Buccaioni, se tornisse e Cappelloni, no. Le donne coveggi, l'inverno dentriccine, magari anche loro perché c'era una galleria lì a vicino, per non andare ai gabinetti a vedere la fine pisciata di sopra, adesso un'altra donna. E la macchia smetti di tirare l'acqua. La mi fece un certo casino. Per via le bambine fa un po' d'acqua, le dirò. A guardarci se ne apre la porta. Da via dell'orto per fare entrare gli amici, non avevamo soldi. Con mezza lira si entrava 10. Ma come ce n'era uno dentro, no? C'erano 10 facevi con te. Farà! Ci dà Andrea. Quando veniva in varietà, la farà le 107 donne, poverine, facevano. Pensando ora tu sei un uomo, tanto, sei ragazzo, tu ti divertivi. Scapaccione e buio. Era bellino San Filano. Sulla porta c'era lo prendeva semi duri, la domenica. Accidenti col fiore. Da lì c'era una cosa di San Filano. Oh, c'è un Buccaioni se oggi c'è Tommisa alla riscossa. La leontà, tanto che Pidocchio, ma questo lei in più la ributtava in casa. Sì, è perché faceva belle per Felizia. Metteva nell'ostia, questa Felizia è diventata gialla, no? Metteva nell'ostia e li ingravavano. Andava via Felizia. No, ma sono 10.
No, sono 11, ce ne uno in più, ne ributtava di vivaio. E c'era. Se tu bisogna averla vissuta, perché se tu ne racconta Giovanni da Gira, ma che ce la racconta il balzo in dettina vissuta. Sì, da questo mi aveva venduto un orologio, no? Che io passo di poco San Filano sulla cantonale di via Sant'Onofrio. Oggi già ormai c'era ancora l'altro San Filano in conterrazza. Ferma, non ti siede mai. E mi fermai, venne uno che mi fa, oh te, che ce ne fa? Si chiama Renzo. Quell'orologio ti mi ha venduto un camminato, dice in conterrazza, vi dava un collo. Questo è lo Ginettorini. Questo lo chiamavano il capitano. Questo Puntini. Questi Ghighi, questi Conterazza, questi Capecchi, come si chiama? Questi Corsani, Marino mi pare, Corsani Marino si chiama, di questo me ne lamento. Questo Carlino, fratello di Gira, questo me ne lamento di questo. Questo è del Rimbianchi, detto sono io. Vedi, c'ho il pane sotto il braccio, faccio la gita a un fornaio o la gella per le case a portare il pane, mi dai il pane per casa e poi... Erano proprio scenditori. Poi dopo c'era il ragazzo, andava lì con Barrocci e diceva, ah, e tu ne portai qua il ferro e il rame, e tu ne portai Bruno in montagna, quella era lì a Santa Emissione. Comprava cinci, poi c'era uno che comprava la carta, così. E qui, specialmente nella Cusciana, c'era parecchi cercatori di cenci. Mizio, per esempio, quell'altro fratello di mio papà, lui andava a trovare gli ossi, comprava gli ossi, sì, con i barrocci. Penso in casa, Mizio, in casa, e teneva questi ossi a seccare. C'era una stanza, te lo immagini, delle mosche, non c'era. Una stradina che portava qua giù e porta verso il Torrino, dove c'è la società sportiva Aurora. Qui c'è, ecco, questo è il tratto di Leopoldina, era una stradina leggermente pendente che girava un po' intorno alla piazza, faceva lo stacco. Questo invece è la parte che porta verso via del Campuccio. Intorno qui c'era, allora, la strada che porta via del Campuccio, girava così, finiva così. E così uguale girava questo qui e entrava così. Fino a un certo punto era lastricata, che era abbastanza larga. Questo dove c'è ora il mattonaio, no? Insomma il mattonaio. Non c'era niente, c'erano solamente due piazzi, una strada nel mezzo che portava a una colonna, un lampione nero che dava sul viale. A questo lampione nero c'erano quattro fanali, quattro lampade. E ci poteva anche aspettare a sedere su questo lampione. E questo però, questa qui era divisa in due piazze. E da qui a qui addirittura, cioè questo due parti dove c'erano, era delimitato questo da un piccolo, come dire, non era un marciapiede, erano delle pietre che delimitava proprio questo spazio qui. Qui tra qui e qui, tenga conto che dopo Guerra giocavano a tamburello. Continua via della chiesa, continua fino a via dei Camaldoli. Bene? Qui c'è, adesso c'è il marciapiede, no? Adesso invece c'era una cosa che divideva questa strada che portava questo lampione che era sul Bianco. E qui ci deve essere il ghiaino e terra. Mentre questo era un po' più rialzato, e praticamente era proprio terra, senza né ghiaino né niente. Proprio terra dura. Praticamente era tutto abitato prima. E fu buttato giù dai fasci, no? Fu buttato giù dalle casse come fecero lì a Santa Croce. Lo stagno, un istaggio di chi? C'era una bottega lì.
Domanda in Elvira. Elvira, ven qua! Io sono proprio nata qui, qui di faccia, invece alle asse. Io mi sono nata qui alla chiesa. Qui c'era, le asse prima, no? E lei è nata proprio. Io sono proprio, asse. Guarda, di faccia lì, dove gli hanno fatto vita. Lì c'era i Piccinani, te ne ricordi? Piccinani, sì. Io mi ricordo di tutte queste volte. Qui c'è stava la Romirde, sì. E Sergio. E Poli. E Poli in fondo. In fondo, sì. Da dicevo, questo bandone io c'era mia nuda. Sì, e c'era... come si chiamava? Beppino e i Pastorini? Ah, sì. Lì c'era il mio babbo. Sì. Qui c'era il mio babbo, c'era la bottiglia di pizzeria. Qui c'era Marcelli e Pastorini. E qui c'era Marcelli ma Pastorini. Ma quello che cosa ha il rame, come si chiama? Quello vecchio, che gli sta lì in prima in via della chiesa accanto alla Lorenzina. Dopo tornò qui. Ma quell'uomo... Ettore, come si chiama? No, che non so come si chiamava. Se quell'uomo che portarono via antes di chiudere il presso di tuo babbo. Sì. Non me ne ricordo come si chiama, Lello Stagnino, sì. Come Dante, la l'ultima non me ne ricordo come si chiama, fu preso proprio il giorno, tuo babbo mi ricordo quando passò fra mezzo a tutti e due loro. A Natale sarebbe stato tu. Il mio babbo? Suo babbo, ecco, Tiziano il suo babbo. Sì, ascolta, e laggiù in fondo, in dove ora fanno, dice la cucina, c'è nata la mia figliola, la Sandra. dei più grossi, si può dire, io mai in Toscana erano dei più grossi di comprare e vendere il ferro, no? Lui stava bene veramente. Qui in San Frediano faceva le corse per portargli la roba, i vini, il pane, sti fornai. Parlava di 10-15 fiaschi al giorno di vino, che poi oltre lui potrà avere figlioli, aveva le figliole sposate o bambini in casa. E lui a mangiare 40 persone così, teneva i giorni, che un uomo che guadagnava bene.